Nel momento in cui viene comunicato al paziente che egli è affetto da epatocarcinoma, ritengo sia necessario fargli capire che questa patologia tumorale rappresenta l'insorgenza, come complicanza di una malattia epatica che nella maggior parte dei casi al paziente è già nota. Infatti, l'epatocarcinoma rappresenta una complicanza della cirrosi epatica. Nella maggior parte dei casi i pazienti sanno già di avere questa malattia cronica di base e quindi facendogli capire che l'epatocarcinoma è la complicanza di una patologia che il paziente già ha magari da diversi anni e che ci sono possibilità di cura, questo rende più facile al paziente accettare comunque una diagnosi di un tumore. Ovviamente, pur rimanendo colpito, da questo tipo di diagnosi, il paziente, con l'aiuto del medico, è in grado di accettare meglio questa situazione, soprattutto se gli vengono poi prospettate possibilità di cura. Ritengo infatti fondamentale che sia il medico a guidare il paziente nell'accettazione della diagnosi di epatocarcinoma, perché è ovvio che una diagnosi posta brutalmente di tumore spaventa chiunque e chiaramente rende il paziente anche meno disponibile a farsi seguire in quanto scoraggiato e amareggiato eventualmente per una prognosi infausta. È pertanto necessario il transfer tra medico e paziente per far sì che il paziente sia reso edotto nella maniera più opportuna delle sue possibilità terapeutiche dopo la diagnosi. I pazienti affetti da epatocarcinoma che non hanno un caregiver, quindi un familiare o un parente che possa seguirli attivamente nel loro percorso sia di diagnosi ma soprattutto di cura, devono in qualche modo essere presi in carico dal centro che li segue, non soltanto per gli aspetti medici e infermieristici, ma anche per far sì che si possano creare quei contatti con istituzioni che si possano far carico dei pazienti. Faccio un esempio: in molti ospedali lavorano assistenti sociali che, se adeguatamente allertati, ovviamente possono essere di grande aiuto per il paziente, facendo sì che vengano questi pazienti anche affidati a delle strutture che spesso sono anche strutture di volontariato, penso ad esempio all'ANT, all'Associazione Nazionale Tumori, che si offrono anche gratuitamente di poter seguire questo tipo di pazienti, sia per assisterli anche a domicilio, ma fornendo poi loro tutte quelle informazioni anche adeguate per le problematiche, diciamo, burocratico-amministrative, quali esenzioni, quali richiesta di ausili, quali ad esempio ritiro, diciamo, di farmaci oncologici nel caso appunto di terapia medica che servano al paziente che non dispone di un familiare o di un parente che possa seguirlo nel cosiddetto patient journey, cioè nel viaggio del paziente che è affetto da epatocarcinoma. Credo sia fondamentale innanzitutto che si crei un'empatia con il paziente e anche con il caregiver, perché molto spesso il paziente, per quanto sia adeguatamente dotto nel giusto modo della sua diagnosi e della sua prospettiva di cura, anche il familiare o gli eventuali familiari devono essere resi edotti e quindi ben aggiornati su quello che è il destino, diciamo, terapeutico del paziente. Chiaramente il medico deve creare tutte quelle condizioni per far sì che il paziente venga rassicurato, anche se è necessario comunque illustrare con certezza quali sono non solo gli aspetti, diciamo, diagnostici, una volta confermato
la diagnosi, confermata la diagnosi di epatocarcinoma su quelli che sono i risvolti terapeutici, ma soprattutto cercare di essere una guida, un punto di riferimento per il paziente stesso, ma anche per il caregiver, in modo tale che si sentano affiancati durante questo percorso e non abbiano la sensazione, diciamo, di essere lasciati soli a se stessi. Generalmente sì, ovviamente è necessario che il paziente sia reso ben informato di tutto ciò che deve fare per rimanere aderente alla terapia, per essere rassicurato sulla eventuale gestione di effetti collaterali che molto spesso impauriscono il paziente, ma anche il caregiver, e far sì che il centro rimanga come punto di riferimento per il paziente stesso. Ma allo stesso modo è importante che in questa alleanza terapeutica con il paziente, per favorire anche la compliance e quindi l'aderenza alla terapia, sia anche partecipe il medico di famiglia, perché molto spesso il medico di famiglia, che è quello che conosce, diciamo, generalmente in maniera storica il paziente, può essere il primo punto di riferimento in caso di necessità, che può anche interfacciarsi con il centro specialistico che segue il paziente. Quindi il centro specialistico che ha in carico il paziente deve illustrare dettagliatamente quali sono i vantaggi e la finalità della terapia, quali possono essere gli eventuali effetti collaterali e come gestirli, informare il caregiver anche di tutto ciò e di tutte le eventuali pratiche burocratiche e amministrative legate al recepimento dei farmaci, ma allo stesso modo il centro deve, anche tramite una breve relazione, informare il medico di famiglia di ciò che sta facendo il paziente, quindi non solo in termini di diagnosi, ma anche in termini di terapia e della gestione dei possibili effetti collaterali, in modo tale che il paziente possa essere rassicurato, sapendo che ha come contatto, in caso di emergenza, comunque il medico di famiglia e il centro di riferimento.